Ragazzi, c'è sonno! Ho un piccolo consiglio da darvi per migliorare la vostra pronuncia in inglese. Attenzione, è un piccolo consiglio, quindi migliorare non è che ve la fa diventare perfetta sta roba, però tutto aiuta, insomma. Questo consiglio è smettetela di dire quando parlate inglese, perché è una cosa abbastanza italiana. Attenzione, non sto dicendo che in giro per il mondo non si usi questa cosa qua. Certo, si usa, però noi la usiamo molto. Quando pensate alla parola dopo da dire, alla frase dopo da dire, ve ne dovete stare zitti. Zitti, ve ne dovete stare. Mute! So benissimo che per chi non sa molto bene l'inglese, questa cosa aiuta, no? Vi aiuta a pensare. Cerchiamo di eliminarla invece. A voi sembra che dicendo continuate la frase, in realtà la pausa è uguale. Se voi state zitti non succede niente, ok? Quindi invece che dire my favorite food is pizza. Dite, my favorite food is pizza. Quindi del